Questo sarà un altro video informativo. Non ne facevo. Madonna, che capelli. Non ne facevo da un po', però devo dirvi alcune cose. La prima è, come leggerete dal titolo, probabilmente mi hanno stricato un video. Vi rendete conto dell'onore, della fierezza? Cioè, io sono contentissimo in questo momento. In realtà ero contentissimo 2 mesi fa, perché me l'hanno stricato 2 mesi fa. Quindi ho detto, ok, adesso lo dico, ok, adesso lo dico, non l'ho più detto. Di che video si tratta? Si tratta del primo WAP, quello che è piaciuto a moltissimi. In poche parole non lo ricaricherò perché è stato stricato per copyright. E quindi, visto che è stato stricato il video sul mio canale, non sul canale WAP, nella playlist trovate il video dal canale WAP. Mi sto schiacciando le palle. Non è l'unica cosa che volevo dirvi, infatti WAP non piace YouTube e mi hanno messo il limite per i maggiorenni sul quarto WAP, quello con la parola fuck nel titolo. E io ho fatto pure ricorso, ho detto guardate un gioco di parole, loro hanno detto sì. No, e quindi me l'hanno lasciato. Lo ricaricherò, giusto per farvelo sapere. E un'altra cosa, ho visto vari video sull'algoritmo di YouTube e probabilmente il mio canale non è così ben visto da YouTube. Probabilmente col fatto che il mio video più visto è una YouTube pop di 1 minuto, YouTube non è tanto invogliato a spingermi. Almeno lo era in passato, quando diciamo apri il canale ti spinge sempre un po', e adesso no. Quindi quello che voglio fare è semplicemente testare un po' di più l'algoritmo. Aprirò un canale di prova, totalmente di prova, in cui pubblicherò i video che escono qui. Quelli un po' più allettanti, e vedrò come YouTube spinge, se vale la pena cambiare format oppure no. No, magari non format, più stile di miniatura forse, o tag, vedere come migliorarmi. È proprio una roba di prova, ve la lascio qui in descrizione se volete seguirlo. E niente ragazzi, era un video breve. Che cosa c'è in programma dopo? Vediamo che cosa c'è in programma per le prossime settimane. C'è l'inizio di una nuova serie su Pokémon. È una run monotype su bianco 2. Quindi userò Pokémon di tipo coleottero e basta. Ed è una Nuzlocke. Se muore un Pokémon è perso per sempre e non posso più catturare lo stesso Pokémon. E se perdo una volta, ho perso. Non uscirà tutte le settimane, ovviamente. Uscirà tipo una volta al mese, 2 volte al mese. E poi che altro esce? Dovrebbe uscire un video della Season S, che non so se sarà della Season S. La seconda parte di Rocket League potrebbe uscire nelle prossime settimane. Quindi restate sintonizzati. E tra l'altro nevica adesso, forse ha smesso, non lo so.